ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Una Pasqua particolarmente sentita, quella di oggi, e lei manda anche un messaggio di pace soprattutto. Soprattutto di pace per tutto il mondo, per tutti i cristiani, per tutti anche cattolici che hanno fatto Pasqua settimana scorsa. Auguri per tutti e speriamo che venga pace per tutto il mondo. Lubov, Ucraina, da tempo in Italia, dopo la benedizione del parroco a Montesilvano, in provincia di Pescara, lancia un messaggio di pace nel giorno della Pasqua ortodossa, quando il conflitto nella sua terra d'origine non si placa. Uova dipinte, salsicce e dolci, come da tradizione, vengono scambiati nella chiesa ortodossa, dove si prega per le vittime della guerra e per chi è sotto le bombe. Quali sono le tradizioni della vostra Pasqua ortodossa? La nostra tradizione particolare è che tutti quanti vengono a chiesa e portano la cestina con uova, con Pasqua per benedire. Questa è la nostra tradizione, questa è la nostra prima colazione che si mangia il giorno di Pasqua. Uova e Pasqua. È una sorta di omaggio anche, cioè si regalano queste uova colorate? Si regalano in mezzo di persone che stanno a messa, poi si mangiano, si regalano come di pezzo di cuore ognuno per pace, per la felicità e la tranquillità. E portano anche un po' di fortuna? E fortuna bisogna per tutti quanti. Prima per tutto per Ucraina, perché sta un po' difficoltà, diciamo, questa guerra pazzesca. Poi per tutto il mondo. Non c'è persone che si sentono bene per questo periodo, penso, tranquillo, perché tutti stanno preoccupati, perché tutto il mondo guarda che non si può stare così 2022 come adesso siamo. Bambine, donne, vecchi, nostri mariti, nostri figli, che stanno là, non si può, non si può.